Ciao a tutti gli amici e amiche di Scuola Zoo, sono Marta e oggi parleremo di Clubhouse, il social che fa uso del mezzo di comunicazione più antico, la voce. Su Clubhouse non esistono video, non esistono post, esiste solo la nostra voce. Ma parliamo di come è strutturata questa piattaforma. Prima cosa dovete registrarvi, quindi mettete nome utente, che tra l'altro questa è una cosa molto interessante, non potete mettere pseudonimi, tant'è che il mio profilo di Clubhouse è Marta For Few, tra parentesi, De Vivo. Ho anche chiesto al team di Clubhouse di cambiarmelo, ma non me lo vogliono cambiare, ma questi sono affari miei che a voi non interessano. Quindi vi registrate col vostro nome di nascita, nome e cognome, dopodiché aspettate che qualcuno vi dia l'invito. Infatti, se non avete l'invito di qualcuno, su questa piattaforma voi non ci sarete mai, quindi avete assolutamente bisogno dell'invito. Dopo che avete avuto l'invito, potete cominciare a esplorare questa piattaforma, tra parentesi, per adesso è solo per iOS, ma presto penso che sarà anche per Android. Quindi come funziona? Ci sono varie stanze, ultimamente ho notato che stanno prendendo sempre di più, diciamo, la scia del tema, quindi ci sono delle stanze con dei temi, quindi c'è chi parla di palestra, chi parla di business, chi parla di scuola. Ad esempio noi facciamo delle stanze quasi sempre verso le 6, 6 e mezza, che si chiamano Let's Talk About Gen Z, che sono abbastanza popolate, parliamo di generazione Z in tutte le sue declinazioni. Quindi voi navigate, scegliete le stanze che più vi piacciono e cominciate a parlare. Per prendere la parola dovete alzare la manina, se non siete tra i moderatori, quindi se non siete tra quelli che organizzano la stanza, e cominciate a discutere, parlare. Potete anche ritrovarvi Fiorello, piuttosto che un cantante famoso, piuttosto che un conduttore radiofonico famoso. Diciamo che è un social molto orizzontale, nel quale le differenze, differenze intese come io sono popolare e tu no, vengono in un certo senso azzerate. Quindi questa cosa è molto figa della piattaforma. Poi ovviamente, come ho detto, potete diventare moderatori della vostra stessa stanza, quindi potete creare una stanza e in quel momento siete voi a gestire, quindi siete voi a poter scegliere Tizio parla, Caio sta zitto, quest'altro parla, quest'altro no. Però diciamo che il senso è un po' quello di far parlare tutti. Infatti ho visto anche in queste stanze, in questi giorni, che davvero viene tantissimo favorito il dialogo e lo scambio reciproco tra persone, quindi non c'è nessuna differenza e si cerca davvero in maniera democratica di far parlare tutti. Quindi cosa aspettate? Se non avete ancora Clubhouse, scaricate Clubhouse, mi raccomando, cercate di usarlo in maniera intelligente, create delle stanze, diventate creators e poi Marchetta, seguitemi. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, mi chiamo Elisabetta Mangano, sono una psicologa psicoterapeuta del Centro Medico Sant'Agostino, in particolare dell'equipe adolescenti. Oggi sono qui per rispondere alle vostre domande sul bullismo. Per bullismo si intende un comportamento aggressivo ripetuto nei confronti di un compagno, di un amico, eccetera. Il bullismo può essere sia verbale che fisico, verbale nel senso che si insulta, si prende in giro il compagno, fisico nel senso che ci sono dei comportamenti aggressivi e fisici nei confronti del compagno. Il gruppo ha un ruolo fondamentale nel bullismo, nel senso che di solito è quello che assiste alla scena e in qualche modo è complice della scena. Il bullismo può essere diretto, quindi attraverso la forza fisica e l'arrecare danno all'altro, verbale, quindi attraverso l'uso della parola, attraverso il fatto di in qualche modo prendere in giro il compagno, oppure indiretto, che vuol dire che in qualche modo io reco danno all'altro isolandolo dal gruppo o lasciandolo in disparte. Il cyberbullismo si manifesta come il bullismo ma in rete, quindi in qualche modo il comportamento aggressivo viene attuato all'interno della rete. In questo modo però la vittima spesso si sente ancora più impotente, perché il bullo spesso si nasconde, non è conosciuto, non è noto, e questo crea un senso di impotenza ancora maggiore. Esiste un'ultima forma, che è il revenge porn, che si traduce come pornografia non consensuale e si attua attraverso la diffusione di immagini o video
intimi senza il consenso dell'altro. Dal 2019 questo è un reato. Chi ha subito bullismo sa benissimo che ci si sente molto impotenti in quella situazione, e quindi è importante che il gruppo, gli amici, invece intervengano e diano una mano spiegando a qualcuno cosa sta succedendo. Beh, la prima cosa e la più importante è rendersi conto, quindi essere consapevoli del proprio comportamento e in qualche modo accorgersi che si è come dire, messo in atto un comportamento che sta danneggiando qualcun altro. Spesso si pensa che per esempio le prese in giro siano qualcosa di banale e di semplice da risolvere. A me capita di vedere ragazzi che magari anche a distanza di anni in terapia mi riportano degli episodi avvenuti magari anche 10 anni prima e li riportano con sofferenza. Quindi in qualche modo è sempre importante tenere conto che anche una semplice presa in giro può arrecare danno all'altro. Dunque, i bulli sono bambini, ragazzini che a loro volta hanno assistito a violenze in famiglia o che sono stati trascurati dai loro genitori, quindi sono a loro volta vittime di qualcun altro e in qualche modo spesso mettono in atto un comportamento di bullismo perché hanno bisogno di attrarre l'attenzione su di sé. Ovviamente questo è negativo, non è positivo, però è l'unico modo che hanno trovato per ottenere questa cosa. Sì, assolutamente sì, isolare, diffondere informazioni negative sono tutti comportamenti che fanno parte del bullismo indiretto. Mi devo sempre chiedere in questi casi come mi sentirei se mi trovassi io in quella situazione. Questa è la chiave per capire che cos'è il bullismo. Dunque, la paura, l'ansia e l'insicurezza sono i sintomi più tipici di chi subisce bullismo. In qualche modo devo immaginare che quando sperimento queste sensazioni è importante chiedere aiuto. È importante chiedere aiuto, in questi casi per esempio l'aiuto psicologico può essere molto importante. Tenete conto che se io ho subito del bullismo, in qualche modo è più probabile che mi ritrovi in quella situazione, perché sarò più esposto e mi sentirò più debole rispetto agli altri. Quindi è importante, molto importante, chiedere aiuto. Sì, assolutamente sì, i sintomi si possono manifestare anche a distanza di tempo. I sintomi più tipici possono essere l'ansia, la depressione, l'abbandono scolastico, una scarsa autostima. Tutti questi sintomi si manifestano a volte anche a distanza di anni dall'episodio di bullismo. Dunque, la vittima di bullismo è in una condizione psicologica particolare, quindi in genere pensa che non ci sia via d'uscita. È importante che i compagni intervengano, gli amici intervengano, chiedendo aiuto agli adulti di riferimento, gli insegnanti, che in genere sono molto formati su queste tematiche, lo psicologo scolastico, per esempio. Quindi non abbiate paura, chiedete aiuto, perché poi il vostro compagno vittima di bullismo vi ringrazierà per questo. Siamo Radio Immaginaria. Quest'anno per il terzo anno coordineremo la giuria degli adolescenti. 100 giurati dagli 11 ai 22 anni decreteranno il vincitore del Festival di Sanremo secondo gli adolescenti. Io sono una giurata perché mi piace dare la mia opinione con la giuria degli adolescenti. Posso dare la mia opinione perché alla fine gli adolescenti sono quelli che ascoltano la musica. Il Festival di Sanremo mi ha sempre appassionato e quindi volevo contare qualcosa nell'esprimere il mio parere riguardo le canzoni in gara. I giurati esprimeranno un voto ogni sera sulle canzoni e sui cantanti in gara, potranno scegliere sia tra i big che tra le nuove proposte e daranno un parere anche sul miglior outfit e sulla performance più trash. Ho deciso di diventare una giurata perché ho la passione del canto. Ho scoperto che comunque la musica italiana mi piace tantissimo. Sono un amante di Sanremo e mi ritengo anche abbastanza un esperto per la mia esperienza, diciamo. Vincitori del Festival! Vincitore verrà comunicato prima del vincitore ufficiale del Festival di Sanremo. Per noi il Festival di Sanremo l'hanno vinto i Pinguini Tattici Nucleari. Se li stiamo andando a consegnare questo premio, è stato fatto dall'artista Maurizio Bettini. Mi raccomando, non vi addormentate, noi contiamo su di voi, sul vostro voto. Se volete sapere più informazioni potete andare sul nostro sito. Da Radio Immaginaria per ora è tutto, alla prossima, ciao!